Vai. Benvenuti a Glam Music, un nuovo format web interattivo perché potrete commentare in diretta, in puntata qui sotto, musicale, in quanto in ogni puntata avremo come ospite un artista diverso che parlerà di sé, del suo percorso professionale attraverso la visione dei videoclip, insomma un'intensa chiacchierata con me dove sfioreremo tutti i temi e glamour perché in ogni puntata sarò valorizzata da un abito di alta moda di un'eccellenza siciliana come quello che indosso oggi. In questa puntata Cesare Livrizzi. Intanto vediamo se la regia ci collega con lui. È Ciao un Alessandra. cantatore. Ciao Cesare. Allora, sei un cantatore siciliano, classe 1983. Sei amante della parola e del linguaggio. I tuoi testi sono incisivi, però sono valorizzati da una musica melodiosa, armoniosa. Le tue canzoni sono delle visioni oniriche, dei piccoli quadri, degli scorci di vita. E il tuo stile è stato associato più volte a quello di Max Gazzè e Samuele Bersani, anche se il tuo modello principale di ispirazione è Tom Waits. Che Sì, dici, Cesare? Ho indovinato? si è indovinato tutto, anche se credo che i fan di Tom Waits non so se siano totalmente d'accordo con questa. L'ispirazione c'è tutta di Tom Waits, l'ho amato e lo amerò per sempre. Quindi. Il tuo stile, il tuo look un po' lo ricorda, insomma, vagamente si vede che un pochettino lo ami. E iniziamo subito a parlare del tuo percorso professionale e artistico, iniziando dai tuoi studi. Tu ti diplomi con una tesi dove porti all'esame di maturità, la chitarra, il leggio e cerchi di musicare di tuo pugno Leopardi, Marziale e Saffo, cercando di dimostrare il legame profondo tra la poesia e la musica. Io già immagino, insomma, tutti gli insegnanti che sono rimasti un po' stupefatti a bocca aperta. Sì, è stata un'esperienza surreale e bellissima. Oramai si parla del 2002 ed era una commissione di insegnanti tra il più strano, che era quello di filosofia, come ovvio, che mi aveva suggerito quest'idea, e la professoressa più bacchettona, che era la professoressa di latino e greco, come ovvio, e dovevate vederla durante Marziale. Ho fatto un blues. Per accompagnare i versi di Marziale dovevate vedere lei che batteva il piede sotto il banchetto e poi la session di esame che si è conclusa con una standing ovation di tutta la giuria, chiamiamola così, e di mio padre che era in lacrime dietro di me ad applaudire. Bellissimo, bellissimo. Sto commuovendo anche io perché, insomma, quando poi ci sono i sentimenti, una si commuove sempre. E la tua famiglia quindi ti ha incoraggiato anche a proseguire gli studi sempre in ambito musicale e andando al DAMS di Bologna. Quindi tu sei siciliano, però poi ti sei spostato a Bologna e hai vissuto lì per diversi anni. Mio padre è di una cultura estrema, un professore di italiano, e ha sempre adorato il fatto che io scrivessi, e quindi mi ha incitato costantemente ad andare avanti. Mi sono trasferito a Bologna nel 2006, e nei primi 3 anni e mezzo ho finito il DAMS Musica, dove ho imparato veramente una marea di cose, dalla musica classica, canonica, alla dodecafonia. Ho imparato tutto quello che, meglio, parte di quello che è l'alfabeto musicale, visto che io scrivo testi e musica, ho approfondito tutto ciò che poteva riguardare la composizione. E quindi tutte le mie canzoni sono, anche le più semplici, sono frutto di tantissimi anni di studio. Ma componi prima le parole e poi la musica, o prima la musica e le parole? Come avviene, insomma, questa alchimia? Allora, se vuoi la possiamo fare molto poetica, cioè a un Sì. certo punto c'è un impeto divino che mi fa scrivere dei versi pazzeschi mentre compone la musica, un'arpa celtica. No, in realtà è tutto molto non so se banale, anche perché è davvero una magia. La mia composizione è quasi sempre uno strimpellare la chitarra o il pianoforte. E poi inizio a cantare in un inglese maccheronico,
quelli che poi saranno i bersi, perché cantare con un inglese macronico significa I wanna sghetch, you wanna say, non so se hai mai cantato una canzone che non conosci. No, io sono legata a cantare, però ho a casa il musicista, marito, quindi posso capire. Allora, mettiamo che sotto la doccia dovessi provare a cantare una canzone in inglese che non conosci bene, io inizio a cantare una canzone che non conosco in inglese macronico e in quei versi, perché poi si formano dei versi, si forma una metrica che è molto simmetrica. E in questa simmetria di parole sconosciute inizio a incastonare le parole, le mie parole e le melodie. E da lì inizio a capire cosa sarà una strofa, cosa sarà il ritornello. E a poco, per esempio, le parole, io non sono uno che pensa adesso parlo di Dio, adesso parlo dell'amicizia, della morte. Le parole vengono, e non do nessun freno alle parole. Se si incastonano perfettamente nella metrica, sono le parole giuste. Dopodiché io ne traggo le conclusioni. E lì ci sono effettivamente io con i miei pensieri. Ma senti una cosa, io vedo dietro di te una libreria immensa, prendi spunto dai libri, da quello che leggi, ciò che ami, caro figlio, ad esempio. Allora, io adoro caro figlio, cioè proprio un amore disperato, anche quando parla dalla Gruber, prendo alle sue labbra, più che altro perché al contrario di molto di quello che vedo è la complessità giusta delle cose. Quando lui scrive è leggero, ma è complesso. Quindi se ti dovessi dire a cosa mi ispiro riguarda soprattutto tutti gli scrittori che della loro semplicità hanno fatto il loro marchio di fabbrica. E questo l'ho imparato in tantissimi anni, da quando mi annoiavo anche io ascoltando le mie canzoni, fino a quando ho capito che in realtà non avrei mai ascoltato quelle cose perché erano troppo difficili. Per quanto riguarda le influenze, questa è la domanda più difficile, nel senso che ascolto tantissima musica, leggo a periodi tantissimo, e invece in alcuni periodi per nulla, anche perché ho bisogno di molta concentrazione per leggere, e vedo tantissimi film. E poi in realtà tutto quello che scrivo, so che può sembrare una frase molto fatta, però in realtà nasce dalla mia testa e dalla vita vera. E quindi tutto quello, cioè un miscuglio di tutto quello che il mio organismo apprende durante le giornate che scorrono. Non Quindi sono le molto bravo. sensazioni che ti dà la vita, che ti danno insomma, le interazioni quotidiane con le persone, gli avvenimenti e quant'altro. Parlavi di cinema e io sono appassionata di cinema. Quale film ti avvolge, ti tocca il cuore? Ami profondamente. So che è difficile dare un solo titolo perché di solito se ne amano tantissimi per svariati motivi, ma quale film ti piace di più in assoluto e che magari ti ha ispirato? È un'ottima domanda. In realtà ti direi una marea di film, ti direi Blade Runner come Blade Runner 2049, ti Sono direi d'accordo con questi due, andiamo sì. pure io, molto. Stupendi. In realtà ultimamente ho visto molto il regista Refn e ho amato tantissimo la trilogia di The Pusher. Sono film molto sconosciuti, nel senso che lui è molto famoso per Driver, o Drive, scusami, ho sbagliato. Però, quando era senza una lira, ha iniziato a girare questa trilogia. Non so se l'ha concepita come una trilogia, però ha fatto il primo The Pusher, che è un film bello, però non pazzesco. Poi ha fatto The Pusher 2, che consiglio a chiunque di vederlo perché è un film toccante con Mikkelsen. Mikkel Mikkelsen. La storia è molto banale, parla di pusher, di malavita, però la bellezza sta nell'interiorità che c'è, nelle immagini, nelle scelte cromatiche, nelle facce di Mikkelsen. E poi ti direi un po' di serie, perché per adesso sto vedendo tante serie. Tante serie, so che ti piacciono le serie americane, forse durante il lockdown tutti si sono dati un po' a vedere serie americane e quant'altro.
No? realtà, quindi ti direi, per me il capolavoro delle serie che ho visto è Chernobyl. Credo che sia. Ah, sì. La sto seguendo anche io. Allora non ti dico nulla, se non l'hai finita non ti faccio spoiler. Non l'ho finita, no, non l'ho finita, non spoilerare. No, non faccio nulla. Però credo che sia la cosa più bella che ho mai visto. Forse non so se dirti anche il più bel film che ho visto, perché le serie oramai sono a un livello paritario. Estetico. Sì, a livello estetico vanno di pari passo con i grandi film. Sì, questa è veramente molto bella. La consigliamo, consigliamo anche questo. Ma entriamo nel vivo della tua musica perché siamo qui per questo e parliamo delle tue pubblicazioni. Inizi insomma con la pubblicazione Storie, che diventa Best Demo 2007 di Demo Rai, cade sempre l'auricolare, e poi nel 2009 c'è l'incontro con Susanna De Rienzi, con la quale poi partorirai l'altra pubblicazione Dalla parte del cielo. Iniziamo a parlare di questi primi due progetti? Sì, Storie è un EP, erano tre brani, era veramente minuscolo, però ho avuto l'attenzione di Rockit che mi ha un po' battezzato. Lì è stato il primo paragone con Samuele Bressani e Max Gazzè. Ed Sono giusto. ero veramente piccolo, davvero piccolo, era tutto, non so se immaturo, però era Quanti anni interessante. avevi? Quanti anni avevo? Avevo avuto 20, 21 anni, 20 anni, una cosa del Quindi genere. piccolissimo, piccolissimo, un bambino. Sì, ero proprio un bambino. E da quel momento in poi ho iniziato a sperimentare l'impossibile. Ho iniziato a capire che molta della musica che facevo mi annoiava. Per il semplice fatto che quando studi tanto, è molto difficile capire qual è la linea di demarcazione tra quello che è realmente interessante e quello che è invece solamente una, scusami il termine, pippa mentale pazzesca che ti sei fatto studiando Schoenberg. E ricordo una delle scene più tristi, anche più che mi fa ridere di più. Una volta ero con il mio contrabbassista e il mio violinista, eravamo su un palco e stavamo facendo una canzone che era molto, molto lunga ed era solamente delle strofe, durava 7 minuti. E ricordo che alla quinta strofa ho guardato il mio contrabbassista e ho detto: "Ma quando finisce questa canzone?" Perché non finiva mai. Per cui dopo Storie mi sono dato un po' una regolata, ma non tantissimo, ed è nato Dall'altra parte del cielo, che è nato sotto l'effigie di Zone di Musica, che ha Susanna appunto curato tutti gli arrangiamenti. E anche lì credo che fossi piccolo in qualche modo, anche se credo che alla fin fine i giorni siano una costante evoluzione, quindi mi reputo piccolo anche nei riguardi di ieri. Dall'altra parte del cielo era abbastanza complesso, però aveva dei pezzi come partenze che era leggero e interessante al punto giusto. E credo che quella sarà la canzone più ricordata del disco. Allora, 2017, tu componi Finito il male, una canzone che parla di eutanasia, un video meraviglioso. La regia l'avevo scritta appunto perché siamo rimasti colpiti, sia io che Nicola Toregrossi, regista di questo format, quindi la regia di Marco Zambelli, e poi abbiamo come montaggio Folla, Fabio Folla, può essere, mi ha detto Fabio Folla. E vorrei far vedere il video e poi riparlarne nuovamente con te in studio. Questo video va come anteprima in Repubblica XL, quindi vediamo il video Finito il male. Colpisci, amore mio, e lasciami andare. Vedrai, saremo insieme, finito il male, un'altra goccia costeggia il tempo, ma scava dentro me,
un solco immenso e mille strade. Ma solo periferie e cavalcate sui tramonti scatenati come eroi. Solo, solo bei ricordi ormai, ma sarai sempre il mio mondo, sai. Colpisci amore mio e lasciami andare, vedrai saremo insieme, finito il male, un'altra goccia costeggia il tempo, ma scava dentro me un solco immenso e il bianco stana. Le case e le utopie raccolte sopra. Siamo di nuovo in studio, in diretta. Cesare, questo video è meraviglioso e il testo anche, la musica anche. Cosa ti ha colpito di questo tema? Perché hai scritto sull'eutanasia? Questa canzone nasce da tantissimi anni, nel senso che ci avevo messo 15 anni a scrivere sull'eutanasia. Io ho perso mia madre quando ero piccolo e ho vissuto tutto ciò che significhi una malattia degenerativa, il cancro in particolare, e l'eutanasia è un qualcosa che mi ha fatto riflettere tantissimo in tantissimi anni. Marco Zambelli poi ha fatto dei disegni stupendi di cui ero follemente innamorato, ed è da qui che nasce la canzone. Poi gli arrangiamenti, tendo a sottolinearlo, sono dell'era di Marco Parente e di Vincenzo Vasi e di tantissimi musicisti eccezionali, e Valeria Sturabank. E i musicisti, ricordiamo un po' tutti i musicisti che hanno lavorato con te, dato che ci siamo. Ok, Finito il male fa parte di Milano non contiene amore, del 2016. Sì. I musicisti sono Marco Parente, lo ha prodotto, Valeria Sturba ha suonato violini e l'elettronica, Vincenzo Vasi ha suonato il basso e anche lui elettronica, Dell'Era ha suonato il basso in Finito il male, Asso Stefana, il chitarrista di Vinicio e di PJ Harvey, ha suonato le chitarre elettriche, ha mixato tutto il disco. Milano non contiene amore, appunto, esce nel 2016, come hai ricordato tu, e anche lì c'è un altro singolo che appunto dà il nome all'album, e tu per adesso abiti a Milano. Sì, da 8 non anni. Non ti senti amato da questa città? Milano è una città è parecchio particolare, io non ero mai stato in una metropoli, quindi magari è simile a tutte le altre, però io in questa sto. E quello che ho visto è che ho conosciuto, soprattutto i primi anni, quando ho scritto Milano non contiene amore, ho conosciuto miliardi di persone che correvano e fatto conoscenza, non dico amicizia, con tantissime persone. Però il problema di Milano è che fare dei legami duraturi è davvero molto molto difficile. E quindi se per amore si pensa a un legame duraturo, Milano è parecchio ostica da questo punto di vista, soprattutto da un terrone che arrivava ad età inoltrata qui a Milano. Quindi adesso mi sento amato, non so se dalla città, però è una città dalla fidanzata. O dalla fidanzata, giusto? So che è una fidanzata. Ebbene sì, sono fidanzato, ovviamente. È di Milano? Assolutamente sì, ma è molto più terrona di me, in quanto è molto più socievole di me. Io sono più orso. Ecco, vedi, cioè, mai dare per scontato tutto. Quindi non sei sposato, non hai figli, ne abbiamo parlato anche insomma in privato quando ci siamo sentiti. Hai questo legame affettivo con questa ragazza. Molte
Tue canzoni comunque parlano d'amore. L'ultima, insomma, una delle ultime, Annalisa, insieme a Fare a botte, mi ero segnato un po' delle frasi di queste canzoni, dove appunto comunque per te l'amore è un sentimento importante, dai molta importanza, dici amore, scappiamo, andiamo via, andiamo al mare, perché qui sono ansioso. Ecco, questa è una delle frasi della canzone, penso che sia Annalisa, che ora sto cercando disperatamente dove l'ho scritto, ma non lo trovo, ma tu mi aiuterai sicuramente. E quindi tu lo senti molto forte questo sentimento, sei uno che si innamora. Sì, Entriamo un po' nel gossip, dai, sei uno che si innamora. Io intanto perdo sempre. allora, se parliamo di innamoramenti come infatuazione, mi sono infatuato dalle 3.000 alle 5 milioni di volte. Se dobbiamo parlare di amore, mi sono innamorato pochissime volte, davvero. No, vabbè, una volta mi sembra eccessivo, però ho amato alcune persone. Credo che sia un sentimento da approfondire costantemente, da conoscere e in cui riconoscersi, perché è molto facile, secondo me, far finta o comunque credere o pensare di essere innamorati e poi non esserlo. L'amore credo che sia una questione veramente anche di resistenza. E se dovessi parlare come amore per quanto riguarda l'innamoramento e la resistenza, sì, ti parlerei della mia ultima relazione, se vogliamo fare appunto gossip vero e proprio. Da quanto tempo stiamo insieme? Vediamo questa resistenza. 3 anni, che per me è un record mondiale. 3 anni, ma è pochissimo ancora. Non sai quanta strada, quanto vi dovrete sopportare, dico, ve lo auguro, insieme. 3 anni, insomma, ancora una relazione giovane, no? Ma per me è Però. veramente un record mondiale. L'ultima è stata di 8 mesi ed era il mio ex record mondiale. Una tragedia praticamente. Senti una cosa, quando vedi una donna per strada, innanzitutto, ci sono donne che hai visto per strada e ti hanno ispirato per una canzone? E poi quando vedi una donna per strada, cosa ti colpisce di più di una donna? Puoi dire tutto. Allora, la prima domanda, in realtà, per ispirarmi, per una canzone ci vuole una conoscenza, deve essere dei lati caratteriali che mi ispirano qualcosa, al di là della bellezza, però deve esserci qualcosa di intenso che mi ispiri una canzone, o comunque una caratteristica molto particolare. Per quanto riguarda cosa mi ispira, cioè Colpisce. Questa Ok, domanda mi ha detto il regista di farla, eh? Mi dissocio. Cerca una. Ecco. il regista è un maschio, quindi sa benissimo che tutto ciò che ispira un animale maschio non può essere detto in una diretta. Quindi mi fermerei allo sguardo. Io glielo ho detto, guarda che dirà gli occhi, glielo ho detto, è che vi conosco quei uomini, niente, non si può andare oltre secondo me con i brizzi. Nicola voleva andare oltre, ma non si può andare. Un altro argomento un po' frufru, quello della moda, dato che questo programma ovviamente si chiama Glam Music, quindi glamour è musica insieme, tu segui la moda, con il tuo aspetto fisico, il tuo look? No, ho un mio gusto, nel senso che metto delle giacche, dei cappelli. Ammetto che le tasche languono parecchio, quindi non seguo molto la moda, anche perché probabilmente da cantautore ancora povero non potrei permettermi tutto ciò che desidererei. Però mi piacciono molto i, chiamiamoli, costumi di scena di Tom Waits, quindi mi piacciono Ecco, molto i costumi. ritorniamo al tuo primo grande amore. Ora ritorniamo invece alla musica, dato che dobbiamo parlare di musica e siamo qui per questo. E che dici? Facciamo ascoltare un pochino voce e chitarra di uno dei tuoi ultimi pezzi, Annalisa? Ok, Volentieri, volentieri. Prendi un attimo la allora chitarra. ti tutto, io qua gioco sempre con questi veli bellissimi di questo vestito di Davori in cordone, Maison, e ti ascolto. Ok, Annalisa, non
nasconderti, Annalisa, non nasconderti, sola sulla spiaggia, con drink in mano, scivolavo canticchiando un motivo. Tu mi hai visto in panne, scivolato a terra, mi hai aiutato canticchiando quel motivo. Annalisa, non nasconderti, Annalisa, non nasconderti. Grandissimo, grazie per averci dedicato questa chicca, anche perché è molto difficile suonare, insomma, senza un buon audio, con l'audio ambiente della connessione del computer, una diretta del genere. Quindi ti ringrazio tantissimo, perché è un altro dei pezzi, dei brani che tu scrivi e componi, che a me piace tantissimo. È l'ultimo insieme a Farabotte, che possono trovare su Spotify. Possono anche intanto continuare a commentare, noi rispondiamo perché siamo in diretta, per quanto mi riguarda rispondono dalla regia, mentre poi Cesare potrà rispondere con calma. E so che era prevista una tournée per il 2020, però per motivi ovvi che hanno investito, insomma, un po' tutti, queste date sono saltate, però stai lavorando ad altre date, giusto? In realtà sto lavorando più a delle nuove idee, perché mi sono accorto che ho bisogno un po' di ampliare tutto ciò che riguarda le mie capacità compositive, quindi mi sto dando molto all'elettronica, mi sto ascoltando tantissimo, e quindi prima di fare una nuova tournée sto cercando di capire come, con che elementi e dove portarla. Ma elettronica tu componi con i sintetizzatori, vero? C'è qualche synth? Sì, adesso sto componendo soprattutto sul synth, quindi su basi elettroniche, e quindi le melodie derivano soprattutto da synth, da ritmiche elettroniche. Sto cercando di comporre in maniera molto diversa ed è una cosa bellissima che mi sta dando tantissimo. È una cosa che sta investendo, insomma, tanti cantautori, insomma, vi state dedicando molto all'elettronica, anche giusto così. Ti piace la trap, che va molto per adesso? Vorresti scrivere di trap? No, assolutamente no. Ma più che altro non è che non è che non mi piace, io non c'entro niente, la mia generazione non c'entra nulla, ed è un tipo di musica che attrae soprattutto, e lo dico con tutto il rispetto, gli adolescenti. E io è da circa 16 anni, no di più, 20 anni che non sono adolescente, e i testi sono molto, molto poco profondi o approfonditi per essere qualcosa che mi possa piacere. È un artista italiano che ti piace? Adesso come adesso sto ascoltando molto Max Gazzè. Ah, sempre Gazzè, che comunque sei stato associato. In effetti anche a me, devo dire, qualcosa di te ricorda Gazzè, però anche un po' i Baustelle. Ah, li adoro, li amo tantissimo, perdutamente. Quindi ho indovinato, ci ho azzeccato. Totalmente, li adoro. Credo che siano i più bravi dei post-emergenti, perché ormai non sono più così emergenti. Lui scrive benissimo e sono stupendi a livello di composizione e di tutto. Quindi la prossima volta Gazzè, Bersani e anche Baustelle, ti possono scrivere questa cosa qui. Guarda, io parlerei con te ore, perché amo l'argomento musica, ovviamente è sempre interessante parlare con te, però il tempo della nostra diretta è quasi scaduto, quindi ti ringrazio per essere stato con noi, aver accettato questa intervista. Vuoi dire qualcosa, insomma, a chi ci sta seguendo? Grazie a voi innanzitutto per la bella occasione. Seguitemi soprattutto su Instagram e Spotify, che sono i mezzi che utilizzo di più. Sarebbe grazie a Cesare. Grazie a Cesare Livrizzi per essere stato con noi. Vi ricordo, continuate a commentare sotto, sia in diretta, anche dopo, quando finisce la diretta, noi rispondiamo sempre. Seguiteci sui canali Facebook, YouTube, sulle nostre pagine Instagram. E vi ringrazio, insomma, per aver condiviso con noi questa chiacchierata tutta musicale. Grazie e alla prossima.